Eccoci a Focus, bentornati, un nuovo appuntamento quotidiano. Già avete visto en passant gli ospiti, parleremo in particolare della vicenda delle aste giudiziarie, caso Guaraci in primo piano. Allora vi presento l'avvocato Giulio Artini, bentornato, avvocato legale della famiglia, e poi l'avvocato Piero Gurrieri, Salve. vicepresidente di Avviso Pubblico. Ci parlerà anche di alcune iniziative in cantiere per quanto riguarda l'associazione. Cominciamo subito dall'avvocato Artini. Le ultime novità, mi pare che ci sono appunto novità importanti, riguarda il proprietario dell'immobile che avrebbe scritto delle lettere, sì, ce lo spiega, ma per riavere l'immobile. Sì, Che ricordiamo, c'è la famiglia Guarascio La ancora, famiglia no? Via Guarascio Brescia. abita l'immobile di Via Brescia, però ultimamente hanno ricevuto delle lettere da parte del difensore dell'aggiudicatario e da ultimo hanno ricevuto un atto di precetto per il rilascio ovviamente dell'immobile. Ricordo a tutti, tutti lo sanno ovviamente, che c'è stato un decreto di aggiudicazione nel 2012, con il quale il nuovo proprietario, si è aggiudicato l'immobile. Quindi dal punto di vista, diciamo, giuridico e dopo i fatti gravissimi, di 2 anni fa, quando ovviamente a perdere la vita fu proprio il padre, delle ragazze, il signor Guarascio. Insomma, diciamo che si sono aperte delle indagini da parte della Procura della Repubblica, indagini tuttora in corso, ancora aspettiamo, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ovviamente un rinvio a giudizio, formulato dalla Procura della Repubblica. Noi abbiamo avuto modo di interloquire più volte con il procuratore capo, il dottore Petralia, abbiamo anche, diciamo, in un certo qual modo, visto quale ci ha illustrato il procuratore. Qual è l'attività investigativa svolta dallo stesso, e da questo punto di vista diciamo che l'attività investigativa è stata abbastanza, diciamo, cospicua. Il caso è stato trattato, In tutte le diciamo, varie sì, sfaccettature. abbastanza, e però dal punto di vista civilistico, se dal punto di vista penalistico abbiamo ancora una procura che deve concludere le indagini, dal punto di vista civilistico, nelle more ovviamente che si instauri un procedimento penale, il procuratore dell'aggiudicatario ha pensato bene, di inviare un atto di precetto, chiedendo il rilascio dell'immobile. Ovviamente noi abbiamo già proposto, l'opposizione al giudice competente e, a fine anno dovrebbe esserci la prima udienza di comparizione delle parti. Nel frattempo confidiamo, che la procura, insomma, presa da mille, ovviamente da mille casi, perché in provincia di Ragusa, per ora, non solo il problema delle aste, ma anche altri, fatti di cronaca in un certo qual modo impegnano l'attività degli inquirenti, però confidiamo, nell'attività, snella e veloce del procuratore capo, nell'avviso delle conclusioni delle indagini preliminari e quindi nell'instaurando processo Sono tre penale. gli indagati, vero? Gli indagati sono attualmente tre, sono sempre gli stessi, l'aggiudicatario, un avvocato e il professionista delegato alla vendita che allora fu nominato dal giudice dell'esecuzione. Avvocato Piero Gurrieri, i tempi biblici della nostra giustizia lo sappiamo, Beh, anche in insomma, questo caso. sì, che la giustizia Però c'è sia una famiglia, no, appunto. che rimane così Sì, nella terra di nessuno. diciamo che questa vostra iniziativa televisiva giunge a proposito perché, Giulia, non dimentichiamo che questo è il secondo anniversario della morte del signor Guarascio, con anche il carico anche emotivo che rappresenta per tutta la nostra comunità. Io ricordo che in occasione dei funerali del 23 maggio di 2 anni fa, ricordo le parole di Don Mario Cascone che disse che almeno auspicò che almeno questa morte possa avere un senso, possa servire a qualcosa, cioè ad Che non evitare che accadono per il più fatti futuro di questo. a indurre il legislatore, insomma, anche ad intervenire con misure adeguate. Invece, dopo 2 anni abbiamo avuto delle iniziative anche importanti, per esempio l'approvazione da parte dell'ARS, a parte le indagini
di chi merita anche giustizia, di cui ha parlato benissimo Giulia, però noi abbiamo anche l'esigenza di fare in modo che i tantissimi casi, molti dei quali disperati, che in questo momento ci sono in tutta Italia, in particolare in Sicilia, sono state stimate quasi 9.000 esecuzioni immobiliari, molte delle quali sull'unica casa, e in provincia di Ragusa e a Vittoria in modo particolare. In provincia di Ragusa abbiamo all'incirca il 25% del totale delle esecuzioni immobiliari in Sicilia. Beh, questi casi devono arrivare ad una soluzione. E nonostante l'ARS il 22 ottobre abbia all'unanimità votato la legge che era stata proposta dai sindaci, dalle comunità, da associazioni, la legge sulla impignorabilità, che consentirebbe di dare almeno una parziale risposta, a Roma invece, al momento il disegno di legge è sia approdato al Parlamento e il 2 febbraio di quest'anno è stato assegnato all'esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ma insomma noi riteniamo che ci debba essere anche una parola conclusiva su questo punto, ed è per questo che il 4 marzo del 2015, un'iniziativa di cui abbiamo parlato anche qui su questa emittente, avviso pubblico che raggruppa, i cui enti sono le regioni, molti dei comuni italiani, molte città metropolitane, ha scritto una lettera al ministro di giustizia Andrea Orlando sollecitando da un lato una velocizzazione dell'iter di questa legge e dall'altro, anche sulla base della volontà espressa da tantissimi consigli comunali, un centinaio hanno anche approvato una mozione e l'hanno trasmessa ai vertici dello Stato, auspicando anche che possano essere introdotte ulteriori misure. Ne dico tre in maniera rapidissima: il divieto, quando si partecipa ad aste immobiliari, per chi presenta un'offerta, di farlo per persona da nominare, cioè attraverso il proprio legale, che è un meccanismo assolutamente distorsivo, un vincolo di inalienabilità temporanea del bene che è sottoposto ad aggiudicazione. Da questo punto di vista, l'altro ieri si è registrato anche una convergenza su questo punto anche di molti movimenti impegnati, a partire dal movimento dei Forconi, cioè prevedere che quando si acquista un bene lo si debba tenere per almeno 5 anni, in modo da evitare che, insomma, queste situazioni, no, che nel suo ragionamento anche Giulia ha lasciato, non solo su questo caso ma credo insomma in generale, intravedere. E poi una direttiva infine che dia attuazione e chiarezza, che faccia chiarezza sull'articolo 164 bis delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, che è quella disposizione introdotta recentemente che sostanzialmente prevede la chiusura del procedimento esecutivo nel momento in cui il valore attribuito sulla base dei vari incanti al bene esecutato scenda sotto un certo limite ragionevole, che insomma noi abbiamo ritenuto potesse in maniera equilibrata essere attorno al 50% del valore come originariamente stimato. Ecco, attendiamo una risposta da questo punto di vista, credo sia una risposta che attendono soprattutto le comunità e la nostra città così segnata. Insomma. Il dopo Guarascio poi c'è stata anche una, come dire, una mobilitazione nel nostro territorio, no? comitati, aggregazione, associazione, sì, che hanno evitato in molti casi, no? Con quelle, diciamo, con quei che con la loro presenza hanno vegliato, se così si può dire, sull'attività che svolgono i professionisti delegati e sulle eventuali irregolarità che possono presentarsi durante una seduta o comunque una giornata prevista per la vendita, per la giudicazione della vendita. Hanno però rimandato, come si può dire, hanno rimandato. Nel senso che si sono... I vari sit-in che hanno fatto, in un certo qual modo hanno cercato di allungare i tempi e quindi... ma lei parla, della presenza della giudice, quando c'è un immobile già aggiudicato,
giudicato e quindi l'ufficiale giudiziario va per riconsegnare l'immobile allo giudicatario. Sì, diciamo che varie associazioni hanno fatto anche questo. È anche vero, ovviamente, che non si può fermare la legge, io l'ho sempre detto, lo ripeto anche in questa sede, perché la legge per ora è questa ed è bene che si intervenga, che il legislatore intervenga non tanto sulla impignorabilità della casa, perché sappiamo bene che può avere, può essere un'arma a doppio taglio, perché dobbiamo essere chiari anche da questo punto di vista, cioè dobbiamo dire alla gente che l'impignorabilità della prima casa deve riguardare, può riguardare solo determinati soggetti forti, tipo la riscossione Sicilia, ma non riguarda il disegno di legge le banche o i privati. Ancora i privati possono, ahimè, perché succede anche questo, pignorare un immobile per un debito di 5.000 euro. Quindi da questo punto di vista dobbiamo essere chiari. No, ma la legge prevede, scusami Giulia, la legge da noi proposta prevede opera nei confronti delle banche e opera nei confronti delle banche però in misura assolutamente equilibrata, cioè non facendo venir meno il credito vantato da parte delle banche, ma attraverso un fondo di rotazione che è ampiamente inferiore a quei costi che lo Stato sopporta poi quando deve dare assistenza abitativa o sociale alle famiglie colpite da questo, tramite un fondo di rotazione lo pone a disposizione del sistema bancario in modo che si possano in qualche modo pagare gli interessi e quindi postergare sostanzialmente l'aggressione al bene a un momento conclusivo. Quindi chi oggi colpito, se la legge dovesse essere approvata, chi oggi colpito da un procedimento di espropriazione immobiliare a causa di un credito contratto con le banche che riguardi la sua unica casa o il bene aziendale, potrebbe, ripeto, se la legge fosse approvata, avvalersi di questa norma e pertanto quei beni immobili non sarebbero soggetti a esecuzione. Per fondo di rotazione che cosa si intende? Sono delle risorse economiche. Delle risorse economiche. Certo. E secondo te, Piero, le risorse economiche in un momento di crisi, lo Stato, le regioni, i comuni sono completamente assenti, perché ovviamente, per esempio, io vivo il caso Guarascio in prima persona, mi accorgo che magari qualche familiare fuori per lavoro, non può lavorare all'interno del comune per sopperire anche ai bisogni della propria famiglia e le figlie del Guarascio sono disoccupate. Oggi non c'è stato nessuno, fino ad oggi non c'è stato nessuno che ha proposto un aiuto o che ha proposto un posto di lavoro. Cioè qui e tu immagini che questo meccanismo possa funzionare in un momento di profonda crisi? No, lo immagino. Io personalmente penso proprio di no. Allora, sarebbe invece lettera morta scritta lì su un pezzo di carta, perché la realtà è ben altra. Ma guarda, noi abbiamo fatto dei conti. Sì. Abbiamo fatto dei conti, abbiamo verificato quanto costa allo Stato, in particolare al Ministero del Welfare e alle autonomie locali, assicurare un sostegno di carattere abitativo o sociale nel momento in cui migliaia e migliaia di aziende chiudono perché vengono espropriate sostanzialmente degli immobili artigianali, commerciali, agricoli che ne costituiscono gli esercizi di lavoro, o quando decine e decine di migliaia di famiglie, risultando prive della unica casa di cui dispongono a seguito di questi procedimenti, sono costrette poi a rivolgersi evidentemente allo Stato, alle autonomie locali. La mole di denaro che viene utilizzata per questo, se consideriamo che oggi vi sono circa 600.000 cittadini italiani che sono coinvolti in questo dramma, questa mole di denaro è talmente alta che basterebbe utilizzarne solo un quarto di quella che oggi anno per anno viene utilizzata per garantire il fondo di rotazione, che potrebbe consentirebbe alle banche di postergare l'esecuzione. Cioè la verità è che questa situazione non solo crea un disastro sociale senza precedenti, ma crea anche un enorme danno all'erario pubblico, quando invece questi denari potrebbero essere tranquillamente utilizzati una parte in modo tale da poter sostanzialmente ritardare, postergare appunto il momento dell'esecuzione,
tenendo conto che questo è un momento in cui vi è, come hai detto tu, una crisi economica senza precedenti. E tantissimi di questi debitori sono persone, sono cittadini che hanno onorato i propri debiti nei confronti delle banche. Questa legge non si applicherà né agli evasori, né a chi ha voluto eludere i propri obblighi civili nei confronti dello Stato, né a chi è condannato per bancarotta fraudolenta. Si applica a tutti quelli che per anni, per 10, 15 anni, 5 anni, hanno sempre pagato le rate di un mutuo contratto, ma a un certo punto, a causa della crisi, sono state impossibilitate a farlo. È giusto che abbiano un'opportunità? Assolutamente sì. È giusto che lo Stato, che oggi spende 100, possa utilizzare 25 per poter garantire un ritardo in questa esecuzione? Comunque questa è la soluzione. E cosa osta questa emissione? C'è qualcosa che frena questa emissione di questo fondo, di questi soldi che servono? Non c'è nessuna, non ci sono assolutamente problemi. Questo è anche uno Stato che deve riqualificare la propria spesa pubblica, indicando anche le priorità, e le priorità non possono che essere dirette a alla possibilità che deve essere consentita ai cittadini di poter soddisfare i loro bisogni primari, e quello abitativo o alimentare credo sia il bisogno primario di ogni famiglia. L'ARS, nell'approvare la legge, tutti i gruppi politici all'ARS hanno introdotto questa proposta di un fondo di rotazione da parte del governo, ritenendolo evidentemente utile, equilibrato, corretto e tale da consentire perfino allo Stato di impiegare poi meno risorse economiche. La solidarietà, Artini, abbiamo capito dall'ultimo suo intervento, sì, la gente d'accordo. Ho capito che le istituzioni invece un po' meno, no? No, le istituzioni sono un po' meno, proprio assenti completamente. La famiglia Guarascio non ha avuto nessun tipo di aiuto, non si parla qui di aiuto economico, perché nessuno vuole, fra virgolette, permettetemi il denaro. Il termine, il denaro, però diciamo un'accoglienza e un conforto diverso. Io sono sempre del parere che la legge di Piero può essere, il disegno di legge può essere, diciamo, meritevole di lode, però è anche vero che noi per sfatare queste condizioni dobbiamo creare le condizioni di lavoro, e le condizioni di lavoro non possono essere che il sindaco di Vittoria dà un posto di lavoro, per quanto è rispettabilissimo, per carità, visto il dramma, ad un cittadino che è residente in un comune diverso dal nostro. Non lo so quali sono le dinamiche, i meccanismi, i criteri che vengono adottati, però noi qui abbiamo a Vittoria, parlo della famiglia Guarascio, ma parlo anche di tante famiglie, e sappiamo benissimo qual è la condizione economica e sociale in cui versa la nostra comunità, che non hanno lavoro, non riescono ad arrivare a fine mese, che addirittura non si arriva. Cioè, non è un merito che prendo io, ma è un merito che va alla città, questa cosa. E chi è che lo ha detto? Il sindaco? Ma io non sono assolutamente d'accordo. Forse è un merito che prende lui, perché ovviamente i riflettori su di lui non c'erano, perché la notizia del piccolo Loris comunque ha avuto, diciamo, un clamore considerevole. Okay. Però voglio dire, non sono queste le azioni di un primo cittadino, non è questo l'esempio che dobbiamo dare noi ai nostri cittadini. Dobbiamo invece noi tutti insieme aiutarci all'interno della nostra comunità. A Santa Croce c'è un sindaco che può agire con delle politiche sociali, delle politiche umanitarie, delle politiche... Il sindaco poteva aiutare il papà di Loris in una determinata maniera. A Vittoria abbiamo delle situazioni disastrose, che può essere la famiglia Guarascio, che può essere anche un'altra famiglia. Noi sappiamo benissimo quanta gente bussa, e Piero me ne darà atto, perché ovviamente fino a qualche mese fa era assessore al comune di Vittoria. Quanta gente bussa al comune perché ha bisogno veramente di lavorare. E allora, se noi invece creiamo le politiche, no noi, diciamo, gli alti vertici, no?
creano le condizioni e creano il lavoro, perché questo serve. Io penso che ogni famiglia può pagare la rata del mutuo, ogni famiglia potrà andare a pagare il canone dell'acqua, potrà andare a pagare la TASI, eccetera, eccetera. Perché ricordiamoci che ovviamente è vita comune, e se io non pago la rata del mutuo, se io non pago i tributi locali, ovviamente arriva un pignoramento immobiliare e poi si arriva anche a perdere la casa. Lodevolissimo il disegno di legge, però ci sono dei meccanismi che non che devono essere spiegati meglio. Complicati, troppo complicati. No, non complicati. Per esempio, io sono d'accordo sulla modifica dell'articolo che ovviamente non mi va, quando io mi devo aggiudicare un immobile non posso scendere oltre il 50% del valore venale del bene. Sono assolutamente d'accordo, perché non è possibile che un appartamento che vale 300.000 euro, valore venale dell'immobile 300.000 euro, c'è chi lo acquista a 30.000 euro. Allora, questo è assolutamente grave. O le aziende agricole che saltano per una manciata così. Non è possibile. Allora, interveniamo veramente sul sistema normativo. Non diciamo alla gente che non è possibile pignorare, perché è impossibile, cioè, scusate il gioco di parole, perché se la casa diventa impignorabile nessuno mi farà credito, perché la banca, quando io chiedo un mutuo ad una banca, che cosa fa? La prima cosa che fa vuole o una garanzia reale o una garanzia personale. Prima vuole la garanzia reale e poi in un secondo momento, se non riusciamo a sopperire con quella garanzia, chiede anche le garanzie personali. Quindi questo inghipperebbe il sistema dell'economia, a mio sommesso parere. Poi, non so, se invece si interviene su articoli di legge e si dice il sistema normativo, le aste giudiziarie, tutta l'espropriazione immobiliare, per come per ora è disciplinata, non va bene, perché non va bene, allora sono assolutamente d'accordo, mettiamo mano al nostro sistema normativo. Il legislatore deve avere questo coraggio, chi ci rappresenta deve avere questo coraggio e dire: modifichiamolo, perché non... In breve, perché poi abbiamo solo il tempo per chiamare ancora. Chiaramente io voglio dire, ci mancherebbe altro, su ogni proposta ci possono essere delle obiezioni, ma la proposta è stata studiata da, diciamo, da studiosi, anche da giuristi, è stata profondamente modificata. Noi non riteniamo, sinceramente, oggi non è la mia proposta, io mi sono limitato a scrivere solo la versione originaria, ma poi è stata rivista, sono stati tutti i gruppi politici, al di là di schieramenti, a condividerla, sì, l'hanno ritenuta fondata. Io ritengo che queste preoccupazioni che tu legittimamente esprimi in realtà non ci siano. La stessa ABI, abbiamo avuto degli incontri con l'Associazione Bancaria Italiana, in particolare col responsabile relazioni esterne dell'ABI, che l'ha condivisa, a condizione che naturalmente vi fosse in qualche modo la copertura dei costi che poi la banca deve sostenere, e proprio per questo è stata inserita una norma di rotazione. Quindi il sistema bancario sostanzialmente non contrasta questa norma, che, ripeto, se approvata garantirebbe la impignorabilità dell'unica casa e dell'unico bene strumentale per ogni tipo di attività, quando i debitori diano la dimostrazione di essere persone che hanno assolto in condizioni ordinarie e normali le proprie obbligazioni nei confronti delle banche. Quindi noi riteniamo che siano proposte risolutiva, non nei confronti dei privati. La legge non opera nei confronti dei privati, ma degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. Naturalmente abbiamo già una norma che tu conosci sicuramente, cioè il decreto legge 69, che opera nei confronti dell'ente di riscossione, che sì, già oggi impedisce, e avremmo già modificato, avremmo in qualche modo il completamento. Però io dico, Piero, solo diciamo per chiarezza, perché non mi è chiaro un passaggio. Se io ho contratto un finanziamento, perfetto, con un istituto di finanziamento, e poi chiedo un mutuo e non riesco a pagare io la rata, facciamo finta che io ho pagato il ritardo delle rate di finanziamento, che fa? Posso accedere al fondo di rotazione? Puoi accedere, perché quando ci sono le condizioni soggettive, e cioè si tratta dell'unica casa, dai la dimostrazione che non vi sono state delle manovre in qualche modo, per esempio per liberarsi di un altro immobile in modo da far rimanere questo come unica, eccetera,
In queste situazioni le banche devono inviare una comunicazione al debitore chiedendo se intende avvalersi di questa legge. In caso di risposta positiva, il credito rimane fermo, ma l'esecuzione viene postergata attraverso un sistema che sostanzialmente accorda un tempo per poter soddisfare quell'obbligazione. Io ti chiedo questo perché tu poco fa dicevi correttamente chi ha dei requisiti soggettivi, certo, e quindi ovviamente non solo oggettivi, che deve essere la prima casa e quant'altro, però chi ha requisiti soggettivi nel senso che è un buon pagatore. Noi viviamo... che abbia pagato in una situazione di normalità. Oggi ci sono centinaia di ditte che hanno dovuto chiudere o che non riescono più. Siccome per esempio io non ho pagato una rata di finanziamento, sono in ritardo con una rata di finanziamento, posso accedere tramite questa lettera a questo fondo di rotazione? L'hai detto poco fa tu, no, perché ovviamente deve essere un soggetto che ha pagato regolarmente, quindi ci troveremmo ovviamente, non so, deve essere un soggetto che dia la dimostrazione. Su questo punto non mi è chiaro. Allora, è chiaro che è una discussione estremamente tecnica, parliamo di una legge complessa, non credo che la sede televisiva si presti, ma... Sì, no, era per fare capire anche ai telespettatori. In sintesi, riesce perché altrimenti ci taglia. Sì, in sintesi. Sì, no, vorrei. Noi non ce la facciamo. È giusto, domani è il 23 maggio. Domani è il 23 maggio. Un minuto solo per annunciare. Dai, sì, allora, domani è il 23 maggio. Abbiamo cambiato il No, è il 23esimo anniversario della strage di Capaci, e nell'ambito della rassegna di avviso pubblico condivisa dalla totalità delle scuole vittoriesi, che si chiama Chiamami Ancora Amore, domani a Piazza Italia, Piazza dell'Esso, ci sarà il grande olivo posto al centro della piazza, diventerà l'albero Falcone, cioè quell'albero che si trova davanti la casa di Falcone a Palermo, in via Notar Bartolo, e che è diventato il luogo simbolo della resistenza, in particolare dei giovani. Quindi domani vi sarà un'importante iniziativa a partire dalle ore 11:30, e quell'albero diventerà in qualche modo per Vittoria il simbolo di chi intende dire no alla mafia. E sarà addobbato, quindi anche gli studenti, i cittadini potranno andare lì in questi giorni e addobbarlo con poesie, con fogliettini, con farfalle, insomma, secondo la cosa dei ragazzi. E questo precede, dico solo le date, alcune iniziative, in particolare il 27 maggio un'iniziativa al Rodari, dove sarà dedicata un'aula a Rita Atria, sono vittime di mafia, il 30 maggio a Portella Silvia Ruotolo, l'1 giugno a Scoglitti allo Sciascia Annalisa Isaia, il 4 giugno al Caruano Agata Azzolina, che era una commerciante di Niscemi, il 5 giugno al Sacro Cuore Don Peppe e Diana, e il 6 giugno al San Biagio Gelsomina Verde. Grazie. Sono delle iniziative, e attraverso l'intitolazione di una parte della sede scolastica una vittima innocente di mafia, si vuole da un lato ricordare il sacrificio di queste persone, ma anche un messaggio in particolare rivolto ai giovani di mantenere viva la memoria e l'impegno. Grazie a Piero Currieri, grazie alla collega, grazie a te, Giulia Artini. Grazie a voi. Grazie anche a chi ci ha seguito. Appuntamento come al solito a domani. Grazie per l'attenzione.